Ma quanto è bello, quanto è tranquillo questo genere, mi ricorda i classici club americani. Assolutamente sì. E poi questo qua, parlando del genere che facciamo, è nudisco. Nudisco. Ok, Perciò spieghiamo un attimino di cosa nudisco stiamo parlando. richiama i dischi anni 70 della disco dance, disco Allora, music. sentivo sotto una chitarra abbastanza anni 70. Praticamente richiama tutti i remix del disco, della disco music anni 70. Riproposta, rivisitata, con le Rivisitata, sonorità le sonorità di oggi. di adesso, batterie di Certo, adesso, penso che infatti. qualche taglietto di qualche anno 70 viene Sì. amalgamato in robe nuove, Sì. diciamo. Quanto tempo ci vuole a fare una produzione come questa? Dipende dagli schizzi mentali, Dipende dalla. perché magari a Dipende. volte se c'è l'idea giusta in un attimo la metti giù. Dipende dalla vena. Ci sono giorni che non ti esce niente, ci sono giorni che come accendi computer, le tastiere, viene fuori subito qualcosa. O magari parti a mille, poi dopo c'è il suono che c'è in testa, però magari ci vuole un attimino a volerlo realizzare perché magari Vuoi non è perfezionarlo un più attimo di più? bravo, Eh no, sì. sì. Ragazzi, Ade, voi siete qua, là c'è l'anticipazione dell'Amsterdam Dance Event perché voi sarete Se siamo protagonisti presenti settimana a prossima. Mister Andrea. settimana prossima sarò con HSR Record, che è l'etichetta con cui collaboriamo io e Christian. Siamo giù ad Ade, abbiamo 3 serate praticamente, in più le varie convention giornaliere, gli incontri con produttori, case discografiche, tutto quanto è quello che c'è dietro Ade. Che aria si respira in quei giorni di convention? E Raccontatelo perché io la seguo spesso e volentieri. Quest'anno purtroppo non riesco a venire, un po' mi dispiace. sono giorni di lavoro, ma dove incontri veramente tutta la gente che sta dietro al circuito dance. Quindi ti ritrovi con tutti gli americani, gli inglesi, nomi grandi, nomi meno noti, e si è tutti una famiglia alla fine. È Parlando poi bello. di un grande colosso che è, diciamo, un po' il marchio ufficiale di Ade, che è la Defected Records. Per Certo. loro tutti gli anni so che organizzano dei Sì, party fanno dei grossi stratosferici. party, sì. E va bene, molto bello, Mi da vedere. stavate raccontando nel fuori onda, prima che iniziasse la puntata, questo palazzo di 26 piani, volete raccontarlo? Perché a differenza dei locali che ci sono qua in Italia, noi siamo abituati alla discoteca, tavoli, divanetti. La No. pista fatta in un determinato modo. Vogliamo raccontare com'è l'estero, come si pone nei confronti dei loro clienti, delle loro serate durante un determinato evento? Guarda, quello che ti posso dire riguardo ad Ade è che negli anni passati, girando nei locali, mi sono reso conto che non esistono, nel 90% dei locali, delle discoteche, non esistono i tavoli. Quindi la gente va nella discoteca per ballare, ascoltare la musica, non per stappare bottiglie o quant'altro. Cosa che Quindi, succede purtroppo qua in cosa che Italia, per purtroppo, carità, cosa che comunque purtroppo ci sta a succede in livello di Italia. business nei locali, perché comunque Assolutamente, quello che è devi fare, però. non giudico, capito, però comunque se devo scegliere tra le due cose, scelgo sicuramente una struttura che mi porta ad andare a ascoltare musica e non a stappare Anche bottiglie. perché io voglio andare a vedere la serata E con l'evento, certo, con quel con determinato l'ospite, col personaggio ospite. personaggio, certo. Chris, il tuo parere? Che è fighissimo, ma io non ho ancora avuto possibilità di andare giù, magari più avanti vedremo se si E chi lo riesce. sa, magari il prossimo anno riusciamo ad organizzare una bella gitarella tutti insieme, anche con noi di Radio Vigevo, lo faremo man bassa in quella di Amsterdam. Ah, Anche perché se. no? Perché no? Ci sta, come si dice in gergo giovanile adesso. Eh sì. Allora, io vorrei dirvi che qua sta arrivando anche un'altra bella produzione. Ne vogliamo discutere in questi ultimi 20 secondi? Ok, mi dici qual è? Forevermore, Ok, questo riguarda questa. Andrea R e Chris Ok, Oak. questo è il nostro remix che abbiamo fatto per Disco Ball Record, che è un'etichetta francese, Chris, mi sembra, No, è canadese. canadese, per cui lavoriamo già da 2 o 3 anni, Sì. e Quindi niente, sono. qua siamo rimasti su un genere un po' più deep, quella Sì, deep europea, quindi. sia quella che queste sono due uscite che verranno un po' più avanti, Sì, sono questa pronte. qua addirittura penso che uscirà l'anno prossimo. Bene, quindi state ascoltando in anteprima questo singolo. Ne approfittiamo subito, prima di rientrare in diretta, facciamo gli auguri ad una grande ascoltatrice, ad una nostra fans. Tanti auguri, Anna, e ancora buon compleanno da Radio Vigevano. Noi Complimenti. rientriamo più tardi. Anzi, no, sbagliamo, Angela, lei si chiama Angela. Eh sì, è vero, lei è la nostra Angela, tanti auguri.